Pertanto dovremmo fare quantomeno quello che si fa nelle altre diocesi. Pur essendo questa la diocesi che più è messa in vista come la diocesi ministerialmente ordinata. La settimana scorsa sono andato a Caltanissetta per la giornata ministeriale proprio del Ministero di Intercessione per i sofferenti e di tutta la diocesi mancavano i fratelli di un gruppo che non erano potuti venire, ma i 15 gruppi della diocesi erano tutti presenti. Quelli del ministero, ogni ministero, cioè ogni gruppo ha il suo ministero di intercessione per i sofferenti, composto da quattro, minimo, cinque, sei, qualcuno 18, 20, secondo il numero del gruppo, per cui erano presenti di 150 persone, oltre la popolazione che era oltre 1000 dei diversi gruppi per la messa. Ma quelli adibiti al ministero erano 150. C'era l'equipe diocesana composta da 15 persone, responsabili di ogni gruppo, e altre 15 persone che lavorano al centro di Caltanissetta in questo ministero di intercessione per gli infermi. Hanno un'attività molto sviluppata, ogni gruppo esercita così ogni settimana il ministero, lo esercitano in casa, lo esercitano nelle famiglie, sempre in gruppo, lo esercitano negli ospedali. Lo esercitano con preghiere lunghe davanti a Gesù sacramentato, con preghiere, suppliche, digiuni, ore sante, ritiri. È un ministero molto bene organizzato, molto vivo. Ora noi vorremmo che anche questo gruppo o meglio questo ministero sia ben sviluppato, sia ben organizzato e funzioni bene. Qui noi abbiamo 35-40 gruppi. Se ogni gruppo ha il suo ministero, perlomeno 5-6 persone, qui dovrebbero esserci proprio del ministero, 200 persone, oltre l'equipe diocesano, e che questi ministeri, o perché non sono ben organizzati, o perché ancora non si sono imbarcati, sebbene siamo stati i primi a incominciare, questi ministeri stentano a camminare e ad operare. E forse perché c'è la cattiva abitudine che ognuno fa per conto proprio,
Lui per esempio ha fatto di testa, non c'è uno solo che faccia di testa propria, cioè tutti lavorano insieme in equipe, non si trova uno solo che faccia preghiera per conto proprio, né di liberazione, né di guarigione, né di consolazione. Comunque è bene organizzato. Mi hanno domandato di essere responsabile del gruppo come si va a Palermo. Io ho detto a Palermo si va molto meglio di qui, per cui ci siamo di più, andiamo molto meglio di qui, senza sapere che qui non si va come là. E allora noi dobbiamo proporre una scheda che già ho dato a, non so se è stata distribuita, vi è arrivata nei gruppi, non so io, che è una scheda che è data ad Enzo. Questa scheda non l'avete ricevuto, deve essere data, inviata a tempo. E c'è in questa scheda questo, scuola di formazione permanente ai ministeri, ministeri di intercessione per i sofferenti, preghiere di guarigione, liberazione, consolazione, diocesi di Palermo, gruppo, quale gruppo è? Poi, prima domanda, esiste il gruppo, nel gruppo il ministero di intercessione per i sofferenti? E di quanti membri è composto? Guarigione, liberazione, consolazione. Chi è responsabile del ministero? Quali sono i fratelli inviati dal pastorale alla scuola di formazione permanente del ministero? Poi la firma. Firma del responsabile del ministero e firma del coordinatore del gruppo. Questa scheda non vi è arrivata, no? Ai gruppi. E deve arrivare ad ogni costo prima che si faccia la seconda lezione, la seconda giornata. Come norma, tutti quelli che esercitano un ministero, e siccome tutti siamo sulla linea ministeriale, tutti quelli che esercitano il ministero debbono frequentare la scuola. Non perché si dicono cose straordinarie, ma perché nella scuola si danno quelle direttive necessarie, normalizzanti, necessarie per tutti. Questo si sta facendo in campo nazionale ed io sono stato incaricato appunto in campo nazionale di fare in ogni regione questo ministero, di organizzarlo in ogni regione. In campo regionale sono stato incaricato di ordinarlo in ogni diocesi, per cui il primo interessato a che questo ministero cammini sono io, e mi duole il fatto che non c'è questa sollecitudine, questa sensibilità a questo ministero, sebbene poi tutti sono pronti a fare preghiere di guarigione e di liberazione. Mi si raccomandava che se per gli altri ministeri la partecipazione alla scuola è una cosa buona, ma non necessaria. Mi si diceva là in alto che per questo ministero così delicato, a cui i vescovi dell'Italia stanno molto attenti, la scuola è necessaria, la formazione è necessaria. Per cui in campo nazionale io ho disposto 2 o 3 giorni
due o tre giorni, una tre giorni a settembre in campo nazionale, dove dovrebbero andare tutti i responsabili diocesani e tutti i responsabili dei gruppi, almeno il responsabile di un gruppo, e poi un altro più speciale ancora a novembre, dove si tratteranno dei temi specifici riguardanti alcuni aspetti del ministero. Per cui abbiamo tre giorni a settembre e tre giorni a novembre. Oltre ci sarà una giornata così nazionale per il ministero. Questo in campo nazionale. In campo regionale abbiamo la tre giorni di settembre, ma poi abbiamo la riunione ministeriale ogni due mesi e la giornata ministeriale di tanto in tanto. Qui a Palermo ci prepariamo con la scuola di formazione permanente, che non si trova altrove ed è come una novità, ma che intendiamo così proporre anche in tutte le altre diocesi della Sicilia. Ecco perché mi interessa che gli uditori siano qualificati, ossia persone effettivamente impegnate in questo ministero, che Dio chiama a questo delicato ministero. E questa scuola non è per altre. Sì, gli uditori ci possono essere, però è una scuola specifica per quelli i quali sono in questo triplice ministero dell'unico ministero di intercessione. Tutti quelli che lavorano nella guarigione, tutti quelli che lavorano nella liberazione, tutti quelli che lavorano nella consolazione, sono i tre rami di quest'unico ministero, devono essere qui presenti perché è necessaria una formazione di base. Daremo una formazione di base e poi una formazione specifica. La formazione di base per quest'anno noi non la possiamo assolvere, ma nel programma è così. Il Mysterium Iniquitatis e il Mysterium Salutis, il mistero dell'iniquità e il mistero della salvezza, proprio per il ministero di liberazione, in modo che si vada con i piedi di piombo, si vada a ragion veduta e si sappia quello che si compie, si sappia dove mettere i piedi e dove mettere le mani, perché se non si sa in questo difficile ministero e pericoloso ministero come agire, si resta avviluppati nella rete del maligno, come qualcuno è rimasto avviluppato, oppure non si combina nulla. Così anche nel ministero di guarigione, che si è esercitato con molta delicatezza, i vescovi stanno lì a guardare a questo ministero molto delicato, e noi indicheremo la strada da percorrere per l'esercizio corretto di questo ministero. Così anche nel ministero di consolazione, che è molto delicato, bisogna tracciare le piste. In alcuni luoghi c'è la corrispondenza, c'è l'adorazione, c'è il telefono ascolto, ci sono i cenacoli di consolazione, altrove tutto questo non c'è, ma bisogna organizzarci se vogliamo fare qualche cosa di concreto. Ed è quello che noi ci proponiamo di fare quest'anno, se qui ci saranno gli uditori inviati dai pastorali
perché è una cosa molto importante. Qui c'è il vestito, lasciatemi un poco sfogare, il vestito che ognuno pesca nei gruppi, va in quel gruppo e pesca chi vuole, va in quel gruppo e pesca chi vuole, no? Non si va al pescaggio delle persone. Nessuno dovrebbe andare ad un ministero, qualunque esso sia, o evangelizzazione, o catechesi, o canto, che non sia inviato dal pastorale. È il pastorale che decide chi deve andare. Deve essere una segnalazione, si può fare, ma deve essere d'accordo col pastorale. Non può venire il capo del ministero, mettiamo diocesano, di evangelizzazione e va in questo gruppo, mi prendo questo, mi prendo questo, mi prendo quest'altro. Questo è un arrembaggio, questo è fuori luogo. È il pastorale che deve essere responsabilizzato e deve essere il pastorale ad inviare ad ogni singolo ministero i fratelli che crede adatto. Questo sia ben noto. Così fa la Santa Sede quando deve agire, fa il Papa quando deve agire in una diocesi, interpella il Vescovo. Così fa il Vescovo quando deve agire in una parrocchia, interpella il Parroco. Questo era il modo di agire nella Santa Madre Chiesa, come il Papa non sceglie nessuno senza prima interpellare il Vescovo, come il Vescovo non sceglie nessuno senza prima interpellare il Parroco, come il Vescovo non sceglie nessun religioso senza prima interpellare il superiore di quel religioso, così almeno dobbiamo fare noi. Pertanto questo vale anche per i responsabili di tutti i ministeri diocesani, in modo che nessuno deve andare se non è autorizzato dal proprio pastorale. Per cui anche che siete invitati ad andare a questo o quest'altro ministero, abbiate sempre il beneplacito del vostro pastorale, in modo che tutto sia fatto in regola. Tu prendi nota. E allora, oggi facciamo una lezione così introduttiva, una introduzione sommaria a questo ministero. Perché l'abbiamo chiamato ministero di intercessione per i sofferenti? Perché sono giunte tante lamentele da parte dei vescovi, i quali non sentono bene quando noi diciamo ministeri di guarigione. E che cos'è? E che fate? Guarigione, così, come se dipendesse da voi. Tantomeno quando noi diciamo facciamo ministeri di liberazione, ma la liberazione appartiene qui all'esorcista. Ministeri di consolazione, beh, qui non dicono tanto. E allora per evitare le critiche dei vescovi, abbiamo dirottato su questa dicitura onnicomprensiva, ministero di intercessione per i sofferenti, intendendo dire che i sofferenti sono sofferenti che hanno bisogno di liberazione, gli oppressi che hanno bisogno di liberazione, sofferenti, malati che hanno bisogno di guarigione, sofferenti, depressi, consolati che hanno bisogno di consolazione. Per cui il ministero si articola in questi tre rami: preghiera di liberazione, preghiera di guarigione, preghiera di consolazione. Però tutti e tre questi rami fanno parte di un unico ministero, ministero di intercessione per i sofferenti.
abbiamo messo la parola intercessione perché il ministero si svolge sempre attraverso la preghiera, non sono interventi che noi facciamo. Tanto per dire, nel ministero di liberazione non è che noi interveniamo con l'esorcismo, con pratiche magiche, con passaggi di mano, con dare a bere agli demoniati pozioni, col fare croce, facciamo. Facciamo la guarigione, procediamo per preghiera, intercediamo presso Dio. Quando facciamo consolazione, noi facciamo una preghiera di consolazione. Dunque, ministero di intercessione per i sofferenti, intercessione per i sofferenti, la quale si articola in preghiera per la liberazione, preghiera per la guarigione, preghiera per la consolazione. Così si dà la fisionomia al ministero e si delimitano i campi di intervento e si accennano alle modalità di intervento. Chi sono i destinatari? Questi nostri sono ministeri interni, perché qualche volta si sfasa. Non sono ministeri esterni, sono ministeri interni, perché per i ministeri esterni in diocesi ci pensa il vescovo, in parrocchia ci pensa il parroco. Il nostro campo è sempre interno, compresa la evangelizzazione. Per cui, quando noi facciamo così ministeri di evangelizzazione, sempre si intende all'interno del gruppo, all'interno del rinnovamento. Solo eccezionalmente su richiesta noi possiamo fare il ministero verso persone strane, così il ministero per esempio di evangelizzazione si fa dentro il gruppo, non fuori del gruppo, soltanto eccezionalmente quando un parroco o un vescovo chiede un esercizio di evangelizzazione, lo chieda al capo, al rappresentante diocesano, il quale interesserà il ministero competente, che disporrà le modalità di intervento secondo le esigenze e le indicazioni del vescovo. Vogliamo mettere i punti su gli per partire bene. Così nel nostro ministero noi abbiamo come primi destinatari i fratelli del gruppo, oppure quei fratelli che vengono al gruppo dal di fuori. Ma l'esercizio avviene nella sede del gruppo, non andiamo in giro. Se non col permesso del parroco o col permesso del vescovo in alcuni casi. Altrimenti l'esercitiamo dentro il gruppo,
sia la liberazione, sia la guarigione, sia la consolazione. Per cui, in sintesi, diciamo, i destinatari sono i fratelli del gruppo o gli altri fedeli fuori del gruppo che vengono alla sede del gruppo. È qui che noi esercitiamo il nostro ministero, che resta sempre interno, interno. Non è un ministero esterno. I ministeri esterni sono di competenza dell'ordinario del luogo, cioè di competenza della gerarchia ecclesiastica. Altrimenti possiamo fare una chiesa parallela, ossia organizzazioni che parallele. Ricordo per esempio con l'arcivescovo, noi religiosi una volta abbiamo proposto al vescovo di fare una evangelizzazione in un rione. E il vescovo ci disse: sì, potete farlo, però col metodo che vi dico io, non col metodo vostro, perché in diocesi l'apostolato appartiene a me, io vi indicherò quello che dovete fare, come dovete farlo, e dovete farlo senza etichetta, senza etichetta. Non etichettatevi come foste dei missionari, degli inviati del vescovo. Ed eravamo religiosi. Quando noi abbiamo fatto le missioni qui a Palermo, e il vescovo ingaggiò tutti i gruppi, ha voluto che i gruppi non portassero etichette. L'organizzazione fu quella dell'arcivescovo, i modi di agire quelli dell'arcivescovo, nessuno poteva portare un proprio modo di evangelizzare. Questa è l'opinione dei vescovi, per cui il ministero di evangelizzazione che è più esposto deve essere fatto all'interno, e quando è all'esterno, in accordo con il vescovo o con il parroco, secondo le modalità concordate. Così anche per il nostro ministero. Il nostro ministero è interno, però quando ci viene richiesta, come mi è stata richiesta, una preghiera per tutti nella giornata degli ammalati del giorno 11, mi hanno indicato come si doveva agire, e così io ho agito secondo il loro desiderato e ho fatto nel modo desiderato la cerimonia per gli ammalati alla televisione. Per cui quando noi agiamo al di fuori dobbiamo stare alle indicazioni che ci vengono dalle autorità che governano fuori. Quando siamo dentro